Salve gente, oggi ho una veste diciamo un po' più insolita, quella di chitarrista, ma perché grazie al regalo che mi ha fatto il mio caro amico Luca, ho raccattato un piccolo amplificatore, il mio d'estate cassa mitico l'ho venduto un po' di tempo fa e mi sono sinceramente anche pentito della vendita perché era veramente bello in coppia con questa chitarra. Il fatto è che da quando ho visto per la prima volta una chitarra elettrica, la prima chitarra elettrica che ho visto era questa. Era una Fender Stratocaster col manico bianco. Credo che sia acero, io non mi intendo di legni, però mi ha sempre detto che il manico è in acero così. Fatto è che acero, palissandro, acero, chi se ne frega, c'è anche la bubinga o robe va o altri legni del giro, chi se ne frega, ma la sensazione sotto le dita è un'altra, non c'è niente da fare. E soprattutto io ho visto questa chitarra, questo tipo di chitarra, questo tipo di suono, me ne sono innamorato e per me la chitarra è questa, punto, chiuso. Questo non vuol dire che snobbo tutte le altre chitarre, per l'amor del cielo, anzi ho avuto anni fa una Ibanez del 76 che ho venduto a un mio caro amico e era veramente una chitarra bestiale. Poi ho avuto altre chitarre che non erano propriamente di questa forma, anche se marche un po' più diciamo sottomarche, però adesso il termine sottomarche è un po' relativo, ecco. In ogni caso non erano Fender e anche altre forme, altri tipi di pick up e quindi ne ho provate di chitarre, ma quella che mi sono tenuto è questa, a parte l'altra, un'altra che è sempre una copia di questa, ma è una chitarra decisamente più economica, più leggera e quindi molto più comoda da portare in giro. Io sono innamorato di questa chitarra per me è tutto e non toccatemi la mia chitarra, bol. Ok. In effetti devo fare un appunto all'amico Vigilius per quanto riguarda il suo ultimo video in cui trattava tra le altre cose molto interessanti anche il problema dell'accordatura, che in effetti scientificamente provato, perché l'ho fatto io con i miei con la mia attrezzatura di studio, ma non solo io, non è un'invenzione che mi sono fatto io, cioè che l'accordatura, il temperamento, diciamo meglio, più accordatura equabile, il temperamento equabile per la chitarra, così come per altri strumenti, specialmente quelli a fiato, non è proprio il massimo della vita. In effetti mi è capitato di vedere una chitarra, una simile Stratocaster, che avesse per ogni fret, cioè per ciascuna di queste sbarrette, sei posizioni leggermente diverse, proprio per andare a cercare i suoni naturali. Quindi, in effetti è vero, anch'io accordo la chitarra con l'accordatore, quello portatile, così come quello sulla pedaliera, o spesso ancora più volentieri quello che ho sul computer, perché di solito la collego al computer per registrare, visto che ci sono ottimi simulatori, e quindi vado direttamente dentro nel computer quando devo registrare. Avere l'amplificatore fuori per suonare è veramente comodo, perché dover avviare il computer e tutto l'ambaradan è un po', diciamo che ci mette un attimino di tempo comunque, pur essendo un computer potente. Windows non è mai stato immediato e altri sistemi operativi purtroppo non posso utilizzarli. Mi piacerebbe tanto provare Linux, però i programmi che uso per la musica sono per Windows e c'è poco da fare. Ora voi vi starete chiedendo che cacchio di chitarra ho in mano, cioè nel senso che con l'infinità di modelli che ha fatto la Fender, cos'è questo? Allora, la storia, adesso vi racconto un pochettino la storia di questa chitarra, magari a rate intervallato con delle storie, con delle canzoni. Allora, ho trovato
credo che fosse a metà degli anni 2000, un annuncio di un milanese che vendeva questa chitarra insieme all'amplificatore Fender a 600 euro tutti e due assieme, che tra l'altro poi ha tentato anche di vendermi un basso, ma io il basso ce l'ho già, che cacchio me ne faccio, quindi l'ho praticamente declinato con molta energia, perché con molta energia lui cercava di rifilarmi. Però il concetto è questo: a 600 euro tutti e due questi strumenti, diciamo che è un prezzo un po' basso. Perché? Perché questa è una standard USA, ma era, a quanto ho capito, perché dal sito ufficiale se ne capisce ben poco, una Gilmour Signature o qualcosa del genere, una delle, forse delle prime serie che facevano di Gilmour, non lo so e non mi interessa neanche saperlo. In ogni caso il suo costo, a quanto ho capito, passava tranquillamente le 2000 euro, quindi c'era qualcosa che non andava. È chiaro che c'era qualcosa che non andava. Innanzitutto la chitarra aveva delle botte sul corpo qua sotto, ok? Quindi io ai tempi andavano abbastanza, cioè cercava la Facelift, che è la ditta che fa, quell'azienda che fa questi adesivi che si possono mettere sulla chitarra in vinile, in modo che tu li puoi mettere ma allo stesso modo togliere senza rischiare di distruggere il colore naturale della chitarra, quindi non strappa via tutta la vernice che c'è sotto. Ne avevo alcuni nel mio laboratorio e quindi gliel'ho messo praticamente subito per coprire le varie botte, le varie magagne che aveva sul corpo. Dopodiché il ponte non è quello originale di quella serie, e quindi questo mi ha fatto pensare: bene, tu ci hai messo le mani, ma siccome io sono un tecnico e quindi le so riparare queste cose, così come anche nell'amplificatore, esattamente, siccome sono un tecnico e le so riparare queste cose, allora le ho comprate tutte e due, le ho riparate, e solo l'amplificatore l'ho venduto a 500 euro, tra l'altro valvolare anche quello. Era un bel amplificatore, era un bel amplificatore, forse avrei fatto meglio a tenerlo, non so. In ogni caso, vedete, il vostro dubbio verrà sicuramente da questa paletta, dal suo battipenna. In effetti la maggior parte dei problemi che aveva questa chitarra era dovuto proprio alla circuiteria elettronica, oltre al ponte che era stato cambiato, quindi non è più quello suo originale della serie. E sinceramente a me i problemi elettronici mi fanno una pippa, perché li sistemo come quando ho voglia, cioè posso anche ribobinarti un pick up se voglio, ecco, se ho voglia di sbattermi, se ho voglia di sbattermi. Quindi il fatto che voi vediate tutta questa polvere qua sotto è una cosa perfettamente normale, polvere e magnetismo, quindi elettricità passando, anche solo passando nei fili del muro, genera un campo magnetico, e la polvere chiaramente con i campi magnetici ci balla tutti i santi giorni, 24 ore su 24. In ogni caso vedete che ha un humbucker, single humbucker. Infatti questo battipenna gliel'ho messo io, cioè in realtà ho fatto questo, ho una specie di una cosa che può essere carina per la Stratocaster, ma vabbè, chiaramente ci vuole un pochettino di mano nel fare queste cose. Allora adesso vi mostro questo, che era il suo battipenna originale, ok? Quindi con i tre single coil che non hanno più la copertura, perché gliel'ho tolta io, copertura bianca credo che fosse anche qua come i pick up. Però vedete che questo, vabbè, il suo switch originale, ma le altre cose gli ho fatto anche qui un po' di modifiche. Vedete che questo switcha, si può, no, forse così è meglio, si vede meglio. Così è la posizione normale e così switch in alto, in modo che io posso mettere in fase anche il pick up dei midi.
perché sapete che normalmente i pick up sulla Stratocaster sono messi così, in fase quello al ponte, controfase quello dei medi e in fase quello al manico. Io con questo switch posso scegliere di mettere in fase anche quello dei medi, quindi a seconda poi delle accoppiate che si fanno, se le forme d'onda sono uguali si annullano, quindi si hanno prevalentemente dei suoni molto acuti che non hanno molto utilizzo, tranne che uno voglia fare musica psichedelica, gli piace Pink Floyd o gli piacciono altri film del genere, vuole sperimentare, allora c'è l'imbarazzo della scelta. Però quello che piaceva a me è avere i midi in fase, che danno un suono molto più corposo e molto più compatto. E quindi l'ho messo, semplicemente, cosa mi costa, tanto dietro ci sta, quindi sono fatti apposta questi switch per le modifiche che si fanno alle chitarre. Quindi vedete che a me assolutamente fare una modifica non costa assolutamente niente quanto a pensiero o fantasia. Il fatto è che tanta gente ignora quanto si possa fare come modifiche su una chitarra. Tutti che guardano i grandi musicisti, quelli famosi, diciamo, ecco, pensando c'ha questa pedaliera, c'ha quella chitarra, c'ha quell'amplificatore. Sì, ok, tu hai quello staff, però poi lo sistemi come hai voglia. Cioè, un po' come faccio sempre io con praticamente tutti i miei strumenti. Cioè, suonano come voglio io. Quindi, dicevo, si possono cambiare, certo non è una cosa che si fa automaticamente come cambiare la SIM in un telefono, però anche quello sta diventando complicato. Vabbè, comunque in ogni caso è una cosa che si può fare. Sto giocando col magnete a farlo attaccare alle corde. È una cosa che si può fare, quindi a seconda dei suoni che mi serve avere per una produzione, per una registrazione o per un concerto, io posso cambiare il battipenna a seconda dei miei gusti e consumi. Attualmente, o comunque di solito, lascio questo con gli humbucker semplicemente perché mi dà meno rumore, ok? Meno rumore di fondo, chiaramente l'humbucker. Però l'humbucker mi manca un po' forse quella brillantezza del single coil, del classico single coil Fender. Dopodiché cosa è successo? È successo che a me non piace molto l'idea di avere questo capotasto, il capotasto dove c'è la paletta, il capotasto fisso di plastica, perché chiaramente la plastica contro l'acciaio e il metallo delle corde tende a lavorarsi, e mi sembra anche ovvio, tende a tagliarsi e quindi anche le corde scendono di altezza oppure non vibrano più come dovrebbero. Allora, siccome nel mio laboratorio ne avevo per tutti i gusti, mi sono decisamente innamorato dei capotasti in ottone. Ora, se la avvicino e vi faccio vedere, ma magari senza il riflesso della luce, voi potete vedere che questo non è il capotasto di plastica solito, ok? Quindi
ho preferito quelli in ottone perché lasciano la corda più libera di vibrare, c'è più feedback, c'è più armonica, ci sono più armoniche, e è una differenza molto sottile ma percepibile, a perlomeno al mio orecchio. Poi magari al mio orecchio che deve andare in pensione è meglio, insomma, ecco. E quindi anche sull'altra Ibanez di cui vi dicevo prima ho installato il capotasto in ottone, e se adesso mi capitasse un'altra chitarra, dovessi prendere un'altra chitarra, lo farei anche. In pratica questo capotasto, poi magari è una fissa mia, non lo so, quindi ognuno sperimenta e sceglie quello che preferisce. Ma quello che vorrei invitarvi a fare è a sperimentare, insomma, non aver paura di cambiare qualcosa al vostro strumento, perché se avete sempre l'idea di non lo tocco perché se poi lo rivendo non vale più come prima, è vero, assolutamente è vero. Però se compri uno strumento con l'idea già di rivenderlo, non è che, cioè, sa un po' di mercenariato. Wow, ce l'ho fatta a dirlo, mercenariato. E quindi John Lord, vi faccio un esempio. John Lord una volta disse che chiunque sia capace di intendere di volere mette le mani su un Hammond poi non lo molla più. È vero, perché io non lo mollo neanche se mi fucilate. Ma la stessa cosa la potrei dire di questa Stratocaster, cioè chiunque metta le mani su una Stratocaster, poi, cioè, non è che è amore eterno, ci possono anche essere altre chitarre, dipende dal suono che ti serve, dipende da tante situazioni, non è che la Stratocaster possa fare tutti i suoni di questo mondo, per l'amor del cielo, però ha quel qualcosa che la rende veramente unica. Quindi, all'atto pratico, mi sono comprato una Stratocaster con 100 euro, perché i 600 che ho pagato, i 500 che ho preso vendendo l'amplificatore, che anche quello aveva bisogno di essere sistemato perché c'erano dei problemi nella circuiteria, però anche a me quello decisamente non dà assolutamente problemi. E quindi poi ho adottato questa soluzione con i due battipenna, in modo da poter scegliere quello che mi potesse essere, cioè mi può essere più utile a seconda del lavoro che devo fare. E niente, volevo raccontarvi di questa bellezza perché innanzitutto è del 92 ed è un anno particolarmente apprezzato qui nel mio studio, perché nel mio studio personale, perché ho altri due sintetizzatori, la Gems 3 e lo 101V della Korg, Gem che è diventata General Music, e la Korg che fortunatamente è sempre Korg, che sono tutti e due del 1992, quindi diciamo che è una classe di ferro qua dentro, ecco. Queste cose qua, ma non è il mio modo tradizionale di suonare. Ora appoggio il plettro, perché io normalmente suono senza plettro. Diciamo che è una tecnica un po' schifosa, diciamo che è una tecnica un po' ibrida, diciamo che non me ne frega un tubo, perché è il suono che io voglio. Perché senza plettro? Perché io trovo molto più feeling nel toccare direttamente l'arnese che vibra, quindi Thank you.
riesco a dare più sfumature, riesco a dare più sì, sfumature, forse il termine è più adatto, più colore a quello che sto suonando. Ricordo più la tonalità giusta. Poi quando ti vedi uno come Jeff Beck che ti fa sti numeri, dici, ma vaffanculo anche il pletro. Cioè, detta così, insomma. No, poi vabbè, anche lui usa di tutto, anche io uso di tutto. Devo ammettere, purtroppo, che non ho mai abbastanza tempo di mettermi a suonare sia la chitarra che il basso. Perché? Perché uso molto di più le tastiere, perché per le produzioni musicali che faccio si usano di più le tastiere, il computer, tutte queste cose qua, e quindi mi dispiace un po' questa cosa. Però voglio segnalarvi il mio disco On Stage di quest'anno, di gennaio, che potete trovare in tutti gli store web, quindi anche Amazon, anche Spotify. Cioè Spotify non è proprio uno store, però vabbè, potete ascoltarlo su Spotify, potete cercare altri store più strani, i maggiori store in tutto il mondo ce l'hanno e potete anche ascoltarlo, oltre che comprarlo se poi eventualmente vi gusta. In questo disco io ho fatto praticamente dei brani rock, ma senza la voce. Cioè è chiaro che ci sono tante canzoni in cui arrivo a un certo punto e dici, qua dovrebbe iniziare a cantare, e vaffan bagno, sì, cioè vorrei un cantante, ecco. Però li ho fatti cercando di divertirmi con le sfumature che la chitarra può avere. Quale chitarra sarà mai? Questa, ecco. E quindi va bene così, mi piace, e mi piacerebbe che anche voi mi lasciaste le vostre opinioni e quant'altro, e suggerimenti anche, perché si sa mai, c'è sempre da imparare a sto mondo, eh? Black
Ita means Blackmoor, ok? Poi ce ne sono tante di gente che ispira, voglio dire, non solo lui, Page, Jeff Beck, Eddie Van Halen, però Blackmoor dicevano che non era capace di suonare, che sbagliava le note. Mettiamola sul lato pratico, è difficile. Così come vengono a dire che Emerson ha troppa tecnica, sì, perché non è un essere umano, cioè voglio dire, devi sbatterti per stargli dietro, è difficile. E quindi quando la gente trova qualcosa difficile che non è pronto e giusto lì da spacchettare per l'uso immediato, ma è difficile, no, ma è difficile, no, non è bravo, non mi piace questa musica. Poi i gusti personali indiscutibili, però vediamo di non trovare scuse. Blackmoor, se vuoi suonare Blackmoor ti devi impegnare, devi avere un background musicale, perché quel cavolo di malato di mente ne sa una più del diavolo, e quindi non puoi venirne fuori così semplicemente copiando le note e punto e basta. Ecco, quindi alla fine di questo video quello che voglio dirvi è questo. La chitarra che ho visto quando mi sono innamorato di questa chitarra era quella di Blackie. Blackmoor forever. 'Accordatura se ne va quel paese. Vabbè, fa niente. Grazie per l'ascolto. Alla prossima.